Apriamo le nostre Bibbie in Giovanni 14, da 1 a 3. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarà andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Amen. Io vi chiederò scusi se qualche parola voi non capite. Italiano non è la mia prima lingua, avete già capito questo? Quando io mi sono seduto, Gabriella ha detto non è lingua, è lingua. Scusatemi. Però speriamo che con gli errori il messaggio possa passare. E questo fa parte un poco dello spirito. Vi ricordate nel Pentecoste, si dice? Nel Pentecoste, quando il dono delle lingue è venuto, non è solo poter parlare altre lingue, è anche capire il messaggio di un'altra lingua e che noi lo possiamo capire. Io sono sicuro che oggi il Signore, con il suo spirito, anche se non vedremo delle fiamme sulle teste, però che con il suo spirito ci aiuterà a capire il messaggio e soprattutto a viverlo ogni giorno. Solo due parole prima del messaggio. Il lavoro che io faccio è di ADRA. Tutti sanno quello che ADRA fa, vero? Siete sicuri? Allora, quando si parla di ADRA, la gente pensa normalmente che ADRA è l'organizzazione che interviene quando hai disastri, quando hai la guerra, terremoti, quando c'è un uragano, un ciclone. Però in fatto ADRA non fa tanto questo, anche fa, però ADRA fa più il sviluppo. Però, per le circostanze, il mio lavoro è proprio d'emergenza. Allora, quando c'è una guerra, quando c'è un terremoto, quando c'è un disastro, un'emergenza, ci sono più o meno 117-120 ADRE nel mondo. La nostra funzione è che ADRA può rispondere immediatamente. Prima di scrivere il progetto al governo, alla Unione Europea o all'aiuto americano, che si prende tempo fino a che riceve i soldi, che si approva e che sempre passano 2, 3, 4 settimane, ADRA ha dei fondi propri che permette cominciare a rispondere immediatamente con cibo, con case, con prodotti di igiene, però che permette, o con salute, però che ci permette immediatamente di cominciare a rispondere. E è questo che tante volte apre le porte per dopo ricevere fondi più grandi, perché possiamo dimostrarci che stiamo già lavorando, che stiamo già operando. E qualche volta è necessario non solamente inviare soldi, però anche inviare delle persone. Quando il disastro è molto grande, quando il paese non ha la capacità di rispondere,
Allora è il vantaggio del network, della rete, che permette di inviare persone da altre parti del mondo a appoggiare il paese. Per esempio, 2 anni fa, quando è successo la guerra, o quando si iniziò la guerra in Ucraina, abbiamo inviato più di 50 persone di tutto il mondo, non solamente per Ucraina, però anche per Romania, per Polonia, per Moldavia e anche per Ucraina, perché questi paesi non erano preparati per la magnitudo del disastro. L'anno scorso ci sono successi due grandi disastri. Il primo fu il terremoto si dice? Terremoto. Il terremoto in Turchia, vi ricordate? Nella frontiera Turchia e Siria. Allora anche lì non c'è altra Turchia, però c'è altra Siria. Però ci sono tanti volontari avventisti, soprattutto missionari di America del Sud, che stanno lavorando in Turchia, più o meno 25. Allora li abbiamo utilizzati durante un mese per appoggiare. Abbiamo inviato delle tende. Le tende? Sì. Tende. Abbiamo inviato anche soldi, personale, gente, e durante un mese abbiamo fatto un'azione. Lo stesso in Marocco, in settembre ha avuto anche un terremoto in Marocco. Mi sto tentando ricordare la città nel sud, non mi ricordo. E anche lì abbiamo inviato 4-5 persone per appoggiare i progetti che Adre stava lavorando e che hanno finito qualche settimana fa. Uno dei progetti che Adre sta più involucrata, partecipa di più, sono rifugiati. Forse non vi siete resi conti, però è il 20 giugno di ogni anno è la giornata mondiale del rifugiato. Da 6-7 anni Adra anche commemora con il sabato del rifugiato, che fu il sabato passato. E una cosa interessante è che il numero dei rifugiati nel mondo negli ultimi 10-15 anni è passato da 20 milioni. Qualcuno ha un'idea quanti rifugiati esistono oggi nel mondo? E quando dico rifugiati, sto parlando non solo di quelli che hanno uscito del paese, che sono i rifugiati, però anche i dislocati dentro del paese, che sono uscito dalla sua casa a un'altra parte del paese per scappare, per sicurezza. Avete un'idea quanti rifugiati hai nel mondo? Quanti? 40 milioni? No, di più. 77, un po' di più. Sapete che hai 60 milioni di italiani. Vuol dire che ci sono più rifugiati nel mondo che italiani in Italia. Quanti? Non sono 77, sono più. 90, no, non sono 90, sono di più. No, 1 miliardo non tanto, sorella. 117 milioni in dicembre 2023. E questo numero ogni anno cresce. E quello ci fa un po' pensare, cos'è una casa? Io sto parlando delle persone che per scappare della guerra, della fame, della insicurezza, non sto parlando dei migranti, di quello che sono andati di un paese all'altro. Io e Gabriella siamo migranti, però non siamo rifugiati. Anch'io sono un rifugiato. Io avevo 5 anni quando ho dovuto scappare la guerra. Io sono nato in Angola, qualcuno di voi vi ricordate,
nell'anno che nel mese che il mio papà ha pagato l'ultima prestazione al banco della ipoteca, abbiamo detto addio alla casa, alla macchina, al cane, alla terra, agli amici, e abbiamo dovuto andare a Portogallo. Abbiamo la mia famiglia, il mio papà, la mia mamma, i miei fratelli, abbiamo dormito 20 giorni nell'aeroporto aspettando un aereo che ci porti fuori di Luanda, e con me e con la mia famiglia ha avuto altri 500.000 persone che hanno scappato di Angola. Questo fu nell'anno 75, durante l'indipendenza e la guerra coloniale in Angola. Quello che ci fa pensare, e adesso sto entrando nel tema del culto, cos'è una casa? Una casa è qualcosa che perdiamo. Questo ha detto qualcuno che è stato nel campo di concentramento di Auschwitz. E è vero che nella nostra esistenza noi abbiamo avuto tante case, uno dopo l'altra, e che li abbiamo perso. Se voi vi chiedete chi fra voi, io direi più di 20 anni, perché meno di 20 anni non è che non conta, però si capisce che meno di 20 anni forse ha vissuto nella stessa casa. Però quante persone con più di 20 anni stanno vivendo adesso nella stessa casa dove sono nati? Uno? Non avete paura? No. Ah, potrebbe essere. La suocera del mio fratello ha cambiato di casa la prima volta con 65 anni, è nata, si è sposata, ha vissuto praticamente tutta la sua vita nella stessa casa. Allora, non è impossibile, però vi rendete conto che è raro. E vuol dire che una dopo l'altra abbiamo vissuto in case diverse. Io una dopo l'altra li abbiamo persi queste case. E noi passiamo la nostra vita alla ricerca di una casa, come dei migranti o dei esilati. Noi siamo stati, come si dire, spinti, grazie. Siamo stati spinti dalla nostra prima casa nel momento che siamo nati. E il grido di un neonato, di certa forma, mostra il shock che è di passare di una casa a un'altra. E noi abbiamo perso tante case nelle nostre vite, e con ogni casa abbiamo lasciato una parte di noi dietro. Abbiamo perso un pezzo di noi stessi. Perché la casa non sono i muri solamente, non è lo spazio, però è un po' di più. È la nostra anima, sono i ricordi che rimangono. E se io misurassi la mia vita per le case in le quali io ho vissuto, il mio papà è pastore, allora vi già dà un'idea che ho cambiato un po' di case. Però ho fatto i compiti, e durante la mia vita con la casa attualmente che stiamo vivendo, ho vissuto in 33 case diverse, in 24 città diverse, e ho cambiato 12 volte di paese. Qualche volta nello stesso paese, Portogallo, Svizzera, Francia, e dopo di nuovo Svizzera, di nuovo Francia. Gabriella l'altro giorno mi ha detto: Mario, è la prima volta che stiamo più di 5 anni nello stesso posto. E è vero, da 6 anni che viviamo negli Stati Uniti, che ci fa
è un nuovo record che abbiamo. E ognuna delle case che ho vissuto porta in lei i buoni e i cattivi momenti, ricordi che noi abbiamo vissuto nel periodo che eravamo lì. E ogni casa ha un simbolo nella nostra vita. Il giardino dell'Eden fu la prima casa che Dio ha fatto per l'uomo. È la storia di un passaggio di un mondo di sicurezza, di bellezza, di conforto, a un mondo minacciante, a un mondo di insicurezza. Un passaggio, questa idea di un passaggio di una parte di una vita a un'altra parte, che non è facile, non è desiderato, però è il primo esilio nella Bibbia. Nel giardino dell'Eden, Adamo e Eva non si rendono conto che sono felici, fino a che devono uscire dal giardino. Ci sono qualche persone che vivono nel passato, che vivono sempre: la casa dove io ho vissuto era più felice dove io sono adesso. I domani, quando cambiano di casa, fanno dire lo stesso. Voi conoscete una persona, qualcuno di voi conoscete una persona così? Io l'ho conosciuta bene, Evelina. Evelina non era mai contenta nella casa dove era. Ah, com'era felice in Svizzera. E dopo è venuta qui in Italia. Ah, com'era felice lì a Monte d'Oro. E dopo è andata a Ronchi dei Legionari. Ah, com'era felice a Monte d'Oro. E dopo è andata con noi in Spagna. Ah, com'era felice in Italia a Ronchi dei Legionari. Io gli ho detto: ma Evelina, approfitta del momento adesso, perché un giorno dirai che la casa dove stai vivendo adesso eri felice e non lo sapevi. Allora approfitta del momento adesso. È un poco come carpe diem, di approfittare il momento, di viverlo il momento, perché non dice nel futuro: io era felice e non lo sapevo. Lasciare la casa, abbiamo bisogno di fede. Un rifugiato, quando lascia la sua casa e entra in una barca per passare il Mediterraneo o per passare un altro mare, bisogna di fede che il posto dove andrà è migliore che quello che sta lasciando. Sta aspettando una vita migliore. La perdita ci aiuta a crescere, però è la fede che torna la perdita sopportabile. Abbiamo bisogno di fede per poter passare di un posto a un altro. Adamo e Eva erano mortali o immortali prima di peccare? Loro non si rendevano conto della sua mortalità. Dio gli aveva detto: nel giorno che tu mangerai, certamente morirai. Però loro non sono morti. Non sono morti quando hanno mangiato il frutto. Però a partire di quel momento loro sono coscienti che non sono immortali. Loro adesso si rendono conto che un giorno, come il foglio dell'albero muore, loro si rendono conto che un giorno anche loro finiranno. E il paradiso è perduto. Loro non hanno più accesso all'albero della vita. E adesso loro hanno fame d'eternità. E se voi aprite le Bibbie
dopo, sapete, i primi tre capitoli della Bibbia, parla della creazione e la caduta. Il capitolo 4, il versetto primo, la prima cosa che Adamo e Eva fanno quando, dopo la caduta, quando escono del giardino dell'Eden, cosa è? Hanno figli. È una forma di perpetuare il nome. È una forma di ingannare la morte, di mostrare che starò vivendo anche se io non starò mai qui. Mi ricordo il mio papà quando ha preso la sua prima nipote, Larissa, la nostra figlia più grande, e quando l'ha presa nelle mani ha avuto una certa emozione, ha detto: questa adesso è carne della mia carne. Era come se stava dicendo: adesso posso morire perché il nome continuerà. La perdita della casa è la perdita di un posto che noi amiamo. E si può comparare a un ponte. Un ponte è un posto di passaggio. C'è una certa instabilità. Un ponte non è non pensate un ponte come algo stabile. Nessuno fa una casa nel ponte, eccetto in Firenze. Però, e anche lì non è per vivere, è solo per commercio. Però un ponte non passa l'idea di stabilità. Il ponte è un simbolo di un passaggio, di un viaggio, che stiamo passando a algo di differente, senza paura. La umanità ha cominciato nell'Eden, un posto perfetto che la umanità ha perso. Il paradiso è partito, però non è dimenticato. Nell'altra punta della Bibbia, e abbiamo studiato questa mattina, rincontriamo di nuovo il paradiso. C'è la promessa negli ultimi tre capitoli della Bibbia che la vita non termina con la morte, che c'è algo di più, c'è più che è promesso. Si può dire che il paradiso perduto è ritrovato alla fine della Bibbia. La terra promessa di Abramo, di Isaac, di Giacobo. È interessante che loro non sono, Abramo non è nato nella terra promessa, non è nato nella Palestina. E anche i suoi figli che sono nati nella Palestina non erano di là, loro aspettavano un altro paese. Gli israeliti, quando lasciano l'Egitto in direzione a Palestina, a Canaan, nessuno di loro è nato in Palestina, sono tutti nati in Egitto, in Africa. E comunque per loro la terra promessa è la Palestina. La terra promessa non esiste in questo mondo. Non è l'Italia. Scusate i stranieri che sono venuti qui pensando che Italia era la terra promessa. Non è Israele, non è gli Stati Uniti, non è la Svizzera. La terra promessa, una terra dove non c'è più violenza, dove non c'è più morte, non c'è ingiustizia, non ci sono delle lacrime, delle malattie, dei morti, dei rifugiati, dove non c'è Adra. Questa terra non esiste qui, adesso. E è interessante che la Bibbia è piena di esempi, di personaggi che hanno dovuto uscire dalla sua
casa, della sua terra, per un altro posto. Abbiamo già parlato di Adamo e Eva, però ci sono altri. Davide, un rifugiato di una parte all'altra, Mosè, Giosuè, Noè, forse il più grande rifugiato, che è uscito di un mondo e ha trovato un mondo completamente diverso di quello che conosceva. Il proprio Gesù è stato un rifugiato, ha dovuto scappare Israele per l'Egitto, per l'Africa e dopo ritornare non tanto a Giudea, però a Galilea, ha vissuto in diverse case. Lui stesso ha detto che lui non aveva un posto dove riposarsi. E tutti i 12 apostoli, nessuno è morto, eccetto il primo, però nessuno è morto in Palestina, tutti sono morti in altri paesi, alcuni di quelli qui in Italia, a Roma. Noi viviamo nelle case che sono temporarie, siamo tutti rifugiati, in fin di conto. Nella Bibbia del Giardino dell'Eden, Dio va a proibire l'accesso del Giardino dell'Eden, però abbiamo detto che non lo va a distruggere, lo va a preservarlo. E il giardino esiste, però adesso è inaccessibile, non hanno più accesso a lui. E ci mostra che il giardino o la terra promessa non è una chimera, non è una cosa irreale, esiste sì. Quando Dio dice a Abramo, vattene, deve partire, lui ha bisogno di fede. È per questo che Abramo è considerato il padre della fede. Lui è vecchio, ha 70, dipende, adesso devo fare attenzione, ha più di 75 anni, è pieno di esperienza, però è ancora un migrante, è ancora un rifugiato. Lui ha perduto tante case, però non ha mai stato un senza abrigo. La sua casa l'ha costruito dentro di sé. E ogni posto dove noi abbiamo vissuto, abbiamo i ricordi di questa casa. È come se costruiamo una casa dentro di noi, e il cemento è la fede che ci aiuta. E non abbiamo bisogno di aver paura, perché siamo tutti stranieri in questo mondo. Questa settimana Gabriele e io siamo andati a visitare una persona che era inferma in Portogallo. Ha passato qualche settimana nell'ospedale e adesso era a casa sua. E siamo andati a visitarla a casa. E Gabriele ha chiesto a un certo momento, però, perché lei non è rimasta nell'ospedale dove c'è il medico, dove c'è l'infermiera, dove c'è tutte le cure? Chiedete a tutti i malati che sono nell'ospedale se preferiscono rimanere nell'ospedale o ritornare a casa, e tutti diranno che vogliono stare a casa, perché a casa è loro dove sono amati, dove loro sono importanti. Questo è il vero significato della casa, dove noi siamo amati. Perdere una casa può essere anche allo stesso tempo un'esperienza che, dove impariamo tante cose. Ho già parlato dell'esperienza della mia famiglia. La mia mamma, quando ha perso la sua casa, sapete un poco come sono le donne che riservano i bicchieri, i piatti più belli per i momenti più importanti, per le visite, per le feste. La mia mamma ha capito che bisogna vivere ogni momento e che bisogna utilizzare i bicchieri e i piatti ogni giorno e non aspettare la visita speciale. E ha capito che tante cose che lei aveva non l'ha utilizzato
aspettando sempre questo momento speciale. Io vi chiedo di aprire le Bibbie adesso in Giovanni 14, i primi tre versetti, che ha già stato letto questa mattina. E aprite le Bibbie, vorrei contarvi la storia. La storia di un missionario, Henry Morrison. Durante 40 anni lui è stato missionario in Africa. Lui e la sua moglie. Stiamo parlando del 1870 fino a 1910. Non c'erano aerei, i viaggi si facevano di barca e si prendeva un mese, due mesi per andare di un continente all'altro. E non c'era il ogni anno di ritornare a casa. Loro sono passati lì 40 anni. E alla fine di 40 anni loro sono ritornati a casa nella barca. E quando stavano approcciando il porto di New York, hanno visto una folla di gente. E il missionario Henry ha detto alla sua moglie: guarda, ci stanno aspettando, non ci hanno dimenticato di noi. Però nello stesso barco, nella stessa barca, viaggiava l'antico presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. E la banda, la musica, i giornalisti, la folla, non era per i missionari. Era per il presidente, che è andato in Africa a fare un safari, a fare la caccia animali, a uccidere animali. E alla fine la folla è andata, i giornalisti è andata, le bandiere non c'erano più. E Henry e la sua moglie sono scesi dalla barca. E non c'era nessuno comitato per riceverli. Non c'era nessuno, infatti. Loro sono andati a una casa che la missione aveva riservato per loro. E nei giorni successivi quello ha lavorato in Henry. E lui ha detto: non è giusto. Noi abbiamo passato 40 anni della nostra vita e l'abbiamo dato tutto a Dio. Abbiamo lavorato, non abbiamo mai chiesto niente. Ritorniamo a casa e nessuno ci aspetta, nessuno ci riconosce il lavoro. E quest'uomo è andato a fare la caccia in Africa e ritorna e c'è un comitato e c'è una folla di gente. No, non è giusto. E nel giorno successivo quello ha buttato giù il pastore Henry. Un giorno la sua moglie gli dice: Henry, tu non puoi rimanere così. Tu devi parlare con Dio e dirle che non sei contento e dirgliene quello che va nel tuo cuore. E lui si è ritirato, è andato nella sua camera e si è messo a ginocchi. E mezz'ora dopo è ritornato e ben disposto, e era sorridente, era contento. E la sua moglie gli ha chiesto: ma Henry, cosa è successo? E lui ha detto: sì, io sono andato e ho parlato con Dio. E gli ho detto che non era contento, che non era giusto tutto quello che abbiamo fatto e non aver riconoscimento e ritornare a casa e non aver nessuno che ci riceve. Stiamo parlando dell'anno 1910-12 più o meno. E lui racconta che a un certo momento ha sentito come che Dio gli toccava la spalla e diceva: ma Henry, tu non sei a casa ancora. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, perché nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve le avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Il del dove io voi sapete anche la via.
È la mia preghiera per ognuno di voi che potete capire che non siamo ancora a casa. Un giorno saremo a casa. Che Dio ci aiuti. È la mia preghiera. Amen. Per il messaggio che abbiamo sentito oggi, ringraziamo al nostro fratello Mario per il messaggio importante per ognuno di noi e ricordiamo sempre che ancora non siamo a casa. Cantiamo adesso il canto 207. Oh, scusate, 272. Tante grazie Dio per darci la certezza che non siamo ancora a casa nostra, che stai preparando un posto, un luogo per noi, per ognuno di noi e che c'è spazio per tutti. Aiutaci a credere, a vivere ogni giorno questo. Aiutaci anche a invitare altri, i nostri amici, vicini, colleghi, famiglie, a venire a questa casa che stai preparando ognuno di noi. Fino a quel giorno, dacci la forza, dacci la gioia, dacci la fede per supportare questa vita e sapere che non è finita qui tutto. Nel santo nome di Gesù ti preghiamo queste cose. Amen.
ascoltiamo la benedizione che Dio ci dà anche oggi. Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolate, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio di amore e di pace sarà con voi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunità dello Spirito Santo sia con tutti voi. Buon sabato.